e benvenuti in questo nuovo video. Amici, voglio dormire. Sono le 8 di mattina e mi sono svegliata. Mi sono svegliata così presto soltanto per voi, per registrare questo video 24 ore, quindi amatemi. Scusatemi per la faccia perché non riesco neanche ad aprire gli occhi. E tra l'altro ho anche dei capelli DM perché ieri li ho lavati e non li ho asciugati con l'asciugacapelli, quindi hanno preso una forma, stranissima, hanno una vita loro. Però vabbè, condizioni a parte, oggi è mercoledì 22 aprile e sono qui per registrare un nuovo video 24 ore molto molto particolare. Sono molto gasata di registrarlo, anche se in realtà è la seconda volta che lo faccio perché l'avevo già registrato ma mi si è eliminato e non potete capire quanto ho sclerato, perché io mi impegno sempre un botto, ci metto sempre l'anima nei video e mi si è eliminato tutto quanto, il lavoro di una giornata intera, e come potrete vedere sarà un video molto impegnativo, quindi ho sclerato tantissimo ma non ci si abbatte mai ed oggi sono qui per rifarlo. E il video in questione è l'oroscopo comanda la mia vita per 24 ore. E voi vi direte: Vale, com'è possibile che il tuo oroscopo comanda la tua vita? E praticamente ci sono questi post che associano un determinato trucco, cibo, vestito a un segno zodiacale e andremo appunto a seguire questi post per 24 ore. Direi di iniziare subito con la colazione perché io alle 9 ho le lezioni online e sono già alle 8:15, quindi dobbiamo sbrigarci. E come vedete qui ci sono vari cibi per la colazione e io sono Capricorno, ascendente Capricorno tra l'altro, quindi Capricorno 100%, e per il Capricorno c'è scritto che bisogna mangiare l'oatmeal, quindi il porridge, e niente, io non l'ho mai mangiato tranne una volta a Londra, quindi sono stracuriosa di provarlo, direi di andare subito. Comunque è assurdo come io parli già come una macchinetta alle 8 di mattina appena sveglia, cioè io ho un problema mentale grave. E si inizia la giornata bene, insomma, dai. Ok, eccoci qui pronti per preparare il nostro porridge, ovviamente con la nostra felpa colorata e questi magnifici pantaloni del pigiama rosa salmone. Ah, e le calze di Natale ovviamente, cioè con la renna, col naso, col pompon ad aprile. Giustamente, tutto normale. Comunque, gli ingredienti sono 30 g di avena, 70 ml di latte, 70 ml di acqua. Andiamo a mettere tutti gli ingredienti nel pentolino, facciamo bollire e poi continuiamo a cuocere una decina di minuti a fuoco lento. Mamma mia, che termini tecnici! Valeria Cracco is back. Valeria Cracco, visto che è uno chef di alta qualità, andrà a renderlo un po' più sfizioso con del cacao in polvere e delle fragole. E voilà, eccoci qui pronti per la nostra colazione, il porridge è pronto, l'aspetto non è neanche così male, però non mi ispira tanto. 3, 2, 1... vi dirò la verità, io personalmente non lo approvo, cioè non è una cosa che rifarei, però è mangiabile, perché non sa di niente, sembra di mangiare una pappetta gelatinosa che sa di aria, cioè non sa di niente. Uè, guarda come dondola, polipo. Vabbè amici, che vi devo dire, oggi va così, quindi buona colazione a tutti. E ovviamente mentre mangio guardo un po' Instagram, TikTok, mi aggiorno su tutti i gossip, perché in questo periodo drama, dissing, di tutto e di più, e devo rimanere sempre sul pezzo ovviamente. Colazione finita e guardate un po' qua chi c'è. Ma ciao micciolone, saluta gli amici. Ciao. E niente, tra qualche minuto inizio le lezioni online, ma mi sono dimenticata che devo fare un compito, quindi lo faccio ora velocissimo, di discipline sportive. Cioè io di ginnastica devo fare un compito, filmarmi mentre faccio lo skip alto e la corsa calciata. Perché? Perché prof? Perché? Ok, mi sono appena lavata i denti, ve lo dico perché altrimenti mi scrivete: Vale, non ti lavi i denti, che schifo! Certo, me li lavo, magari non lo filmo sempre perché mi sembra una cosa abbastanza ovvia. Comunque, ora ho le video lezioni, quindi ci riaggiorniamo più tardi. E guardate che cringe il compito che ho dovuto fare. Cioè, sono dovuta filmare mentre faccio questa cosa spastica. Ma buongiorno! Io ovviamente faccio video lezioni dal letto. Vediamo di vederla un po' meglio questa cosa.
My friends, è mezzogiorno e 49 e io ho appena finito le video lezioni e direi che adesso è ora di prepararci un po', di sistemarci perché io sono ancora in pigiama qua nel letto e come prima cosa direi di vestirci. Vi lascio qui tutta la tabella degli outfit per i vari segni zodiacali e come vedete per il Capricorno c'è l'outfit con i pantaloncini corti di jeans e la canottiera bianca e nera a strisce e quindi niente, direi di andare subitissimo a cambiarci come ci ordina la nostra tabella. E voilà! Direi outfit super super azzeccato. Ed ora passiamo ai capelli. Vi lascio qui tutta la tabella ovviamente e fatemi sapere che segno zodiacale siete voi perché sono stracuriosa di saperlo. E come vedete per il Capricorno ci sono i capelli boccolosi, quindi tutti mossi, con le due treccine che partono qua laterali e si uniscono dietro. E quindi niente, andiamo subitissimo a fare anche questa capigliatura per toglierci i nostri capelli spaventapasseri. Cioè, raga, sono un nido, guardate! No! E voilà, io ovviamente mi sto servendo del mio magico arnese perché con la piastra normale non sono capace a farli. Comunque sono super gasata di fare questo video, vi giuro, perché cioè è geniale questa cosa del segno zodiacale, perché vedevo sempre questi post su Instagram tipo quale frutto sei in base al tuo segno zodiacale? Wow, il mandarino! E grazie al calc che me ne faccio. Invece in questo video metto realmente le cose in pratica e niente, sono molto gasata, spero piaccia anche a voi. Cioè raga, giusto per farvi capire il perché sclero per i miei capelli e il perché li chiamo capelli spaventapasseri, guardatemi e avete tutte le spiegazioni del mondo. Volete sapere come ho fatto ad avere dei capelli così? Perché io uso Pantene. Forza è bellezza. Pantene. Al momento sembro un po' Maria Antonietta perché i boccoli sono super super stretti, però adesso li sciolgo un pochino così diventano un po' più naturali. Comunque questo qui è il risultato della nostra capigliatura, da notare la coda di procione ovviamente immancabile. E niente, non è perfetta perché ovviamente io sono un po' impedita a fare queste cose, però ci sta dai. Ci sta, non ci si lamenta. Passiamo ora al make up e mi vedete così sconcertata perché il make up che dovrò fare sugli occhi, come potete vedere, è molto molto strano. Devo mettere l'ombretto blu, viola, rosa, ma che sono? Tecna delle Winx? Una di noi, Winx, la tua mano nella... Ok, iniziamo con l'azzurro. So che sicuramente me lo chiederete perché conosco i miei pollastrelli e quindi vi dico già che la palette è di Sephora. Oh mio Dio! Ok, passiamo al fucsia. Sembra che mi abbiano tirato un pugno, però vabbè. Ed ora sfumiamo il nostro magnifico make up con del viola, giusto per aggiungere ancora un po' di colore, ma sì, dai! So guys, the makeup by Valeria Ferragni is done. In realtà pensavo peggio, non è neanche venuto troppo male, anche se ovviamente non mi piace, cioè non è il mio stile e sembra che io abbia fatto a botte con un unicorno. Comunque ci manca ancora il tocco finale, che sono le labbra, e come vedete da tutta questa tabella il Capricorno deve fare le labbra rosa fluo, cioè rosa acceso, e quindi che ve devo dire? Facciamo le labbra rosa acceso. A parte che sembra il rossetto di Barbie, comunque io odio avere le labbra colorate, rossetti, cose, quindi... però mi sacrificherò per voi e per il video. Ok, sono pronta per andare al circo, io no comment. Comunque in tutto ciò sono già le 2 e quindi è ora di pranzo. Anche per il pranzo ovviamente ci faremo comandare dal mio oroscopo, dal mio segno zodiacale. E come potete benissimo vedere, per il Capricorno c'è il toast con ham and cheese, quindi prosciutto e formaggio, e niente, quindi eseguiremo, staremo alle regole della challenge e andremo a mangiarci il nostro toast. Comunque raga, io super felice perché finalmente c'è di nuovo il sole dopo dei giorni di pioggia di M e niente, io adoro, sono strameteoropatica, quindi sole uguale woohoo, presa bene, e pioggia uguale presa male. Come vuole il nostro oroscopo, eccoci qui per preparare il nostro toast. Qui abbiamo il pane, sottiletta, prosciutto e vamonos.
Il nostro super toast ham and cheese è pronto, guardate che bello con tutto il formaggio sciolto. E quindi buon appetito e buon pranzo a tutti. Pilli, 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 pilli. Lì ci sono due mele, una marcia e l'altra cammina. La mia battuta pessima del giorno non poteva mancare, ovviamente. E per concludere il nostro pranzetto, visto che sono una golosona, mangiamo un piccolo dessert e ho voglia di yogurt. Però per sapere quale yogurt prendere ci affideremo sempre al mio segno zodiacale. E come potete vedere il Capricorno ha lo yogurt alle fragole con sopra le fragole e quindi mangeremo quello. Stavo filando tutto liscio, stavo facendo un po' anche la tumbler con tutte le decorazioni, con le fragoline e tutto quanto, ma ovviamente il danno di Valeria Vedovatti non poteva mancare. Sì, yeah! Buon appetito e buono yogurt fragoloso a tutti! Raga, adoro, è da un sacco che non suonavo il mandolino, ma un paio di giorni fa mi è venuta voglia di strimpellare qualcosa. E niente, se vedete che ho il ginocchio blu è perché l'altro giorno stavo correndo e sono caduta, mi sono sfracellata anche le mani. E niente, ormai sapete come sono fatta, io non riesco a fare niente senza fare danni, cadere, rompere cose. Basta un poco di zucchero alla pillola, va giù la pillola, va giù la pillola, va giù. Basta un po' giorni, come penso anche tutti voi, sto passando un sacco di tempo sui social tra Instagram e TikTok e sto vedendo un sacco di cattiverie, di cyberbullismo, di insulti. E visto che ci tengo tanto a voi, la maggior parte di voi sono più piccolini di me, quindi magari più vulnerabili, e appunto perché ci sono passata anch'io, volevo ricordarvi di non ascoltare mai, di non credere mai a ciò che vi dice la gente che non vi conosce per davvero, soprattutto di non smettere mai di fare ciò che amate e di non cambiare mai per gli altri. Siate sempre voi stessi, coltivate le vostre passioni, fate quello che vi rende felici e vedrete che quando raggiungerete i vostri obiettivi le persone che prima vi criticavano arriveranno a leccarvi il fondo schiena. E così è successo a me, perché alle medie c'era un ragazzo che mi prendeva un sacco in giro per il canale, mi vedeva, faceva buon salve e mi è arrivata la sua email qualche giorno fa per chiedere di sponsorizzarlo, vabbè, cose assurde. E questo mi rende fiera di me per non aver mai mollato nonostante tutto, nonostante al momento mi facesse male. Io ci sono sempre per voi, lo sapete, eh? Mua! Sono le 5:20 e io non ho fatto un emerito K di niente oggi. Mi sento inutile. Avevo detto, dai, sto un paio di minuti su TikTok e poi, boh, mi attivo, faccio qualcosa. E invece sono da tipo 2 ore sul letto a guardare TikTok, che sono il male, perché quell'app ti fa perdere così tanto tempo che è qualcosa di assurdo. Mia mamma mi ucciderà male perché sono con le calze bianche sul prato. Comunque ora registrerò un TikTok. Amici, volevo dirvi che è stato molto bello conoscervi, molto bello questo percorso con voi, ma se non doveste più vedere contenuti è perché sono stata brutalmente cacciata di casa per questo. Cioè... Ops! Io mi sono cambiata perché ora ci alleneremo un pochino, ma prima ho voglia di mangiarmi un bel frutto. Prendiamola per... no, perché anche questo lo deciderà il mio oroscopo. Come potete vedere, per il Capricorno c'è il mandarino e quindi mi mangerò un bellissimo mandarino. Raga, questi mandarini sono pazzeschi, vi giuro, la fine del mondo. Sono le 18:00 ed ora mi allenerò un pochino. Non vi faccio vedere gli esercizi che faccio, altrimenti il video viene troppo lungo e non so neanche se vi interessa, quindi in caso fatemelo sapere che ve lo mostro in un contenuto a parte o su Instagram o su TikTok o qui, vediamo. E niente, quindi alleniamoci! Madosca, ogni volta che accendo la videocamera mi spavento perché sembra che io abbia preso due pugni in faccia.
Comunque ho appena finito di allenarmi, sono mezza morta, non riesco neanche a tenere la videocamera in mano perché mi fanno male tutte le braccia. Comunque è arrivata ora di cena e come potrete benissimo vedere dall'immagine che vi ho messo, per il capricorno da mangiare c'è l'hot dog, yeah, il cane caldo. E quindi niente, andiamo subitissimo a preparare la nostra cena. Eccoci qui amici, tornati in cucina. Andiamo subitissimo a cuocere i nostri Wienerli, che in Italia si chiamano Würstel, noi in Svizzera li chiamiamo Wienerli. E niente, abbiamo pure l'apparecchio apposta per fare gli hot dog, quindi guardate che professionalità qui in casa Vedovatti. Cuociamoli su. Ah! Brucia un botto! Cuociamoli su. Ah! Brucia un botto! Ah! Ah, top. Ora andiamo a fare il buco nel nostro pane, sempre con il coso apposta. Il bugo, dov'è bugo? Lo andiamo a riempire ovviamente di ketchup. Fatemi sapere se voi siete team ketchup o team mayo. Ed infine inseriamo il nostro Wienerli. Amici maliziosi, come sempre io lo specifico, fate i bravi, non pensate male. Ciao mamma, saluta gli amici, non li hai ancora salutati? Woohoo! Buon appetito e buona cena a tutti col nostro super hot dog come voluto dall'oroscopo. Comunque assurdo, ogni volta che mangio l'hot dog mi viene in mente l'IKEA, perché io quando ero piccola prendevo sempre l'hot dog all'IKEA e quindi ormai associo hot dog uguale IKEA. Amici miei belli, sono le 9:38 e devo dirvi la verità, non sto neanche troppo bene, quindi mi metto subito il pigiama, mi strucco che non vedo l'ora di togliermi sta roba dagli occhi e poi sto un po' tranquilla nel letto. E però anche il pigiama lo sceglierà l'oroscopo, oggi proprio vita al 100% comandata dall'oroscopo. E come potete vedere il pigiama del Capricorno è composto dai pantaloncini grigi e dalla maglietta rosa e quindi andiamo subitissimo a metterci il pigiamonzo. Tadan! E finalmente andiamo a struccarci. We are the champions. Fatta la cacca, il culo si sciacqua, bidi bi body bide. Dai, sciacquati il culo anche tu come me. Stai bene? Mi disconosce come figlia. Si dissocia. No. Pandora! Ti porterò in casa. No. Cocktail d'amor. È arrivato finalmente il momento più bello della giornata, ovvero quello di mettersi a letto e perdere tempo. Questa è la realtà, perché mi metto nel letto alle 10 e mi addormento alle 2:30-3 perché sto su TikTok, videochiamo persone e mi metto a guardare il soffitto. Vabbè, sono strana. Comunque ho tipo gli occhi tutti gonfi, tutta la faccia splaccicata perché ci ho messo 2 anni a struccarmi, a togliere tutto quel paciugo che avevo. E non vi ho fatto vedere che il pigiama è grigio e rosa, come appunto dovevo metterlo. E niente, questa sera ho postato una foto su Instagram, quindi se ancora non mi seguite mi raccomando, mi chiamo Vale Vedovatti, momento spam, che mi piace un sacco, quindi volevo farvela vedere, è questa qui. E per farla tra l'altro ci ho messo un sacco, tipo 2 ore ieri nella vasca da bagno. Infatti oggi ho un sacco male al collo perché sono dovuta restare 2 ore così. E queste invece sono io a shooting finito. A voi commenti, sembro uno zombie. Comunque amici miei, il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale, se no vi lancio il mio unicorno a casa. Io mi sono divertita veramente un sacco a registrarlo e fatemi sapere che altri video 24 ore vorreste vedere. Io in realtà un po' di idee super super fighe ce le ho già, quindi aspettatevi molti molti video. Vi mando un bacione, vi voglio un mondo di bene e vi ringrazio per esserci sempre e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Mua, 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 mua.